Il WWF ha sollevato preoccupazioni riguardo al quarto lotto della Teramomare, evidenziando il consumo inutile di suolo, i rischi alluvionali e i danni ambientali. La riapertura dei termini per le osservazioni ha permesso all'associazione di presentare le proprie obiezioni al Ministero dell'Ambiente. L'ANAS, responsabile del progetto, ha risposto alle critiche iniziali del WWF, ma la risposta è stata giudicata insufficiente. Secondo il WWF, è azzardato affermare che l'impatto su specie e habitat sia nullo o contenuto. Le risposte di ANAS non vanno a risolvere le problematicità che sono state aperte, sia dal punto di vista della sottovalutazione dell'impatto che l'area, che l'intervento avrà sull'area in termini di consumo del suolo, in termini di danni a quelle che sono delle colture esistenti in quel posto, oltre evidentemente a danni anche dal punto di vista ambientale, con una sottovalutazione di quello che è l'ambiente e l'ecosistema fluviale del Tordino. E dall'altro c'è stata invece una sottovalutazione per quanto riguarda il rischio idrogeologico. Ricordiamo che anche i tratti che sono già stati realizzati della Teramomare hanno avuto già dei problemi da questo punto di vista. Il tracciato che è stato individuato, che peraltro cambia anche posizione da un comune all'altro, interviene nel comune di Roseto e di Abruzzi, una zona dove il piano regolatore non prevederebbe quel tipo di intervento, non fa altro che andare ad aumentare il rischio che, come sappiamo, è molto più alto rispetto che nel passato a causa del cambiamento climatico e gli eventi meteo ormai estremi che sono molto più frequenti che in passato. Inoltre, il WWF critica la mancata considerazione di alternative al tracciato proposto, il cui costo è di oltre 170 milioni di euro per soli 7 chilometri. È evidente che ormai siamo al quarto lotto, appunto, di una strada. Sono stati realizzati i tre lotti precedenti. Bisogna arrivare chiaramente da qualche parte e quindi chiudere questo iter e questa realizzazione. Bisogna farlo però considerato che si va a intervenire in un territorio comunque problematico e già tutta una serie di criticità anche da un punto di vista di discariche abbandonate e così via. E quindi bisogna farlo nel migliore modo possibile, anche perché stiamo parlando di un'opera dei costi elevatissimi. Stiamo parlando di 170 milioni di euro per 7 chilometri di strada, quindi abbiamo calcolato circa 24.000 euro a metro. Diremmo, insomma, che una maggiore attenzione da parte dell'ANAS ci dovrebbe essere.